Io mi muovo molto, quindi penso che chi è a casa, non so se mi vedrà sempre, però mi ascolterete lo stesso. Faccio partire anche questo. Oh, buonasera, intanto è un miracolo che siamo qua, almeno io, perché sono rimasta a piedi con la macchina 5 minuti fa, cioè 5 minuti prima di arrivare, e quindi già con la lavagna sopra, quindi vedete che purtroppo avevo intenzione di scrivervi delle cose, date, numeri, e invece niente. Facciamo senza, ma tanto vi ricorderete, potete prendere appunti eventualmente. Tutto questo perché? Perché in questi 2 giorni in particolare siamo in un momento esplosivo. Dopo che abbiamo passato, diciamo, tutto agosto, che è stato un mese molto molto intenso, io ci tenevo a fare questo incontro perché in realtà siamo in mesi abbastanza particolari. Sapete tutti che abbiamo avuto l'eclissi, questa eclissi che è tanto acclamata su internet, su Facebook. Io ho scritto 200.000 cose perché sono una patita di eclissi. La mia prima eclissi l'ho vista nel 1999 in Ungheria. Faccio così, ma non è poi tantissimo tempo fa in realtà. È stata un'eclissi totale di sole che mi ha veramente scioccato perché è stata molto potente con me energeticamente. Io in realtà non ero nel mondo spirituale ancora in quel momento lì, quindi ho sentito che quell'energia però mi aveva proprio preso così tanto dentro che io promisi, mi ricordo che era il mio fidanzato di allora, che avrei visto tutte le eclissi da quel momento in poi fino alla morte. Ho detto io andrò ovunque per vedere le eclissi, perché sono dei momenti veramente molto potenti. Da lì ne ho visto solamente un'altra in realtà dal vivo, però sono arrivata fino in Sudafrica. Nel 2001 c'è stata un'eclissi di sole molto potente, buonasera. E in Zambia, tra l'altro, neanche in Sudafrica ancora il turismo un po' c'è. Noi siamo arrivati in un posto dove ci guardavano come se fossimo degli alieni, veramente, con tutti gli zaini, tutti i vestiti strani, perché c'era un festival in mezzo alla savana. Hanno praticamente, non dico tirato giù, ma hanno dovuto spianare un pezzo di savana, hanno costruito quindi tendoni, bagni, tende, spazi dove mangiare tutto, dove mi raccontavano quelli che sono arrivati lì, gli organizzatori del festival, che all'inizio c'erano delle formiche grandi come il mio dito, cioè così. Una di queste mi ha morso in un braccio e dico, mi ha fatto venire un braccio così, perché chiaramente lì la natura regna sovrana e chi erano gli invasori eravamo noi, però ce l'abbiamo fatta, quindi ci siamo stanziati in questo posto meraviglioso, in mezzo veramente al nulla, non c'era assolutamente nulla, e l'eclissi è stata, mi ricordo, più di 3 minuti di totalità, cioè la totalità è quando il sole proprio è nero, e non c'era una nuvola, era meraviglioso, una potenza che io mi ricordo che dopo quei 3 minuti lì non so cos'è che mi è successo, ma ho pianto ininterrottamente per 8 ore successive. C'era il mio ragazzo di allora che era proprio disperato dicendo cosa ti succede? Non lo so, perché si vede che buttavo fuori, no? Quindi quello che succede è in realtà un allineamento dei nostri corpi quando vengono le crisi, quindi i nostri corpi fisico con i corpi sottili, e tutto quello che impedisce a questi corpi di essere perfettamente allineati deve essere espulso, no? Allora, i corpi noi non siamo mai allineati perché pensiamo una cosa, ne diciamo un'altra e spesso il nostro cuore ce ne dice tutt'altro, no? Quindi questo è quando usciamo dall'allineamento, no, dei nostri corpi, e quando iniziano i conflitti, conflitti che partono da un livello, diciamo, più sottile per poi piano piano arrivare a livello fisico. In realtà quest'anno, che non so chi mi segue un po', sa che all'inizio dell'anno ho fatto un po' di conferenze perché parlavo del fatto che il 2017, numerologicamente parlando, è un anno 1, mentre il 2016 era un anno 9. Quindi noi siamo passati da un anno 9 dove l'anno scorso abbiamo dovuto chiudere tanti cicli per poter ricominciare con un anno 1. Con un anno 1 che è un'energia appunto di allineamento. Infatti tutti gli eventi planetari di quest'anno stanno spingendo, diciamo, verso portarci verso un allineamento, cioè quello che vuole il cuore, grazie anche alla mente, lo facciamo. Okay? Quindi in un qualche modo tutti gli eventi che ci succedono nel tempo, nella vita, ci stanno portando e spingendo lì.
Okay. Però per arrivare lì che cosa succede? Noi pensiamo di essere sempre belli aperti, amiamo tutti quanti, il nostro cuore è tutto aperto, siamo tutti tranquilli e belli e beati, amiamo tutti, e invece non ci rendiamo conto che abbiamo delle corazze che sono dure, più dell'amianto. E quello che sta succedendo, quindi tutti gli eventi planetari, buonasera. Ciao a tutti. E l'energia che c'è in questo momento sta spingendo per rompere tutte queste strutture. Ok, che cosa è successo dopo l'eclissi che è stata il 21 di agosto? Siamo passati a un'energia molto più accelerata. Ok, noi il 21 di agosto, buonasera, prego, prego, ciao. Il 21 di agosto c'è stata un'accelerazione, no, di tutti i vari processi energetici. Abbiamo parlato che era un portale di attivazione in realtà il 21 di agosto, per tutta una serie di allineamenti planetari che ci sono stati anche astrologicamente parlando. Diciamo che l'energia è stata un'esplosione di energia, un'energia di fuoco tra l'altro, quindi molto potente, ok? Dopo l'eclissi siamo passati a un periodo dove tutti pensavamo che finalmente un po' di pace e di tranquillità, invece no, figuriamoci se stiamo in pace e tranquillità, ok? Siamo passati a una luna piena che c'è stata 3 giorni fa in Pesci, quindi anche lì si parlava di l'energia dell'acqua, la grande madre, le emozioni, il fuoco che un po' si spegne, ma in realtà non è stato così, perché ci sono stati dei pianeti che sono ritornati, praticamente Mercurio è tornato indietro, Marte, sono ritrovati nel 28° grado del Leone, adesso non sto a entrare troppo nello specifico, chi sa un po' di astrologia mi capirà meglio, dove è stato il punto in cui il Sole e la Luna si sono incontrati per fare l'eclissi. Quindi quando succede questo c'è una riattivazione dell'energia dell'eclissi. E come dire, no, se eravate passate per bene, tranquilli, che nessuno è stato tranquillo in realtà, ve la riattiviamo un attimo così vi ricordate che cosa vuol dire, no? Quindi si è riattivate, tra l'altro nel cielo si era creato un triangolo nei 3 segni di fuoco, quindi c'erano c'era Urano in Ariete, c'era Saturno e la Luna Nera in Sagittario e c'erano questi nel Leone. E Marte e Mercurio nel Leone, quindi stessa cosa quando c'è stata l'eclissi. Nel Leone in quel momento c'erano la Luna e il Sole, quindi il maschile e il femminile che si riunivano. Ok, quindi questo triangolo di fuoco che si è creato nel cielo è molto potente, cioè sta riunendo 3 segni di fuoco e quello che sta dicendo è: vado con tutta la forza che ho, no, verso lo scopo che mi sono prefitto. Quindi che cos'è lo scopo di tutta questa energia, come vi dicevo, di rompere tutte le strutture che noi abbiamo, ok? Perché ci aspettano in realtà dei mesi molto potenti, dei mesi dove stiamo andando dentro, sempre più dentro, no? E uno dice, cavolo, è 20 anni, 30 anni che faccio un lavoro su di me, no? E ancora mi escono delle cose e mi sembra che fa sempre più male, no? E oggi parlavo appunto con un'amica e dicevo, assolutamente così, perché quando arrivi vicino all'essenza, o comunque vicino al traguardo, fa male tanto in quel momento lì. Ok, ora l'energia diciamo che ha girato un po' nel senso che quello che ci sta chiedendo questo mese, che è il mese della Vergine, delle Vergini, di mettere in ordine le cose, ok? Di dare struttura, perché anche se a noi questa parola ordine ci piace poco, no? Perché pensiamo sempre che la libertà sia zero ordine, non è vero, è molto importante e io ne sto avendo una grande prova perché io sono tanto fuoco, no? E tendo a fare 12.000 cose, quello che mi si sta richiedendo, infatti la macchina mi ha detto basta, adesso mi fermo, no? Non solo la macchina, in questi giorni è come se tutto dicesse fermati e io che non mi fermo mai, ma mai mi sono fermata nella mia vita, entro in crisi chiaramente, dico perché? Perché quando ti fermi vai dentro e qua dentro c'è della roba da mettere in ordine, ok? Quando c'è ordine, quando c'è struttura, ti puoi permettere poi di riuscire in un altro modo, no? Allora in questi giorni io ho avuto un grande dolore qua dietro che proprio, io dico, no, è la mia zona delle ali, noi qua dietro abbiamo le ali, questi due ossa qua, gli omeoplati, sono le nostre ali, quindi quando vediamo queste ossa sono troppo aperte è perché qualcuno tende a essere molto volatile, ok?
Okay? Quando sono troppo chiuse è perché sei fisso lì e non voli. Devono avere, no, la sua apertura proporzionata. Quando mi fa male qua dietro, chiaro, il primo pensiero è: mi stanno tarpando le ali, qualcosa mi sta impedendo di volare, no? Quindi subito sono entrata come un po' nel panico di dire: che cos'è che devo togliere dalla mia vita che mi sta impedendo di volare? Invece no, oggi ho capito che quello che stanno richiedendo, cioè l'energia, quello che richiede, metti ordine in modo che dopo il tuo volo sarà molto più alto e molto più lontano. E chi è qua che ha fatto con noi le costellazioni familiari o comunque conosce un po' questa tecnica, Bert Hellinger appunto parla di questo, no? L'ordine dell'amore. Non ci può essere un flusso d'amore se non c'è un ordine prima. L'ordine viene prima dell'amore addirittura. Io la prima volta che ho letto questa cosa mi è venuto un colpo. Io sono sagittario, quindi vado, giro per il mondo, per me libertà totale. E pensavo, sempre pensato che l'amore poteva tutto. E invece no. Ci deve essere un ordine prima, perché se quell'ordine non viene rispettato, il flusso d'amore viene interrotto. Ok? Quindi si interrompe e non arriva più. Cioè non fluisce più, non fluiamo più. Quindi questo ordine è molto importante, quindi iniziare a imparare ad amare anche le cose che sembrano che ci stringono un pochino di più e invece trovare anche il lato positivo in tutte queste cose qua. Perché dico tutto questo? Perché per me oggi era importante parlare del tipo di energia in cui siamo e che ci aspetterà nei prossimi mesi, perché nei prossimi mesi arrivano delle energie sempre più potenti. Il 2017 sta per finire, ci siamo allineati con questa energia 1? Ci siamo veramente allineati con il nostro proposito di vita? Sappiamo un po' di più chi siamo? Abbiamo riunito un po' tutti i nostri pezzi? Ognuno si faccia la domanda. Perché l'anno prossimo è un anno 11. Dovrebbe essere un anno 2, no? 2018 effettivamente fa 2, ma siccome se facciamo il conto viene fuori 11, l'11 è un numero maestro. Ok? Il numero maestro è un numero che numerologicamente ce l'aveva Gesù Cristo nel suo, diciamo, è la somma delle lettere di Gesù Cristo, no? Quindi grandi maestri, siamo pronti noi per essere grandi maestri. No? Quando io dicevo, sì, l'anno 1, no? Finalmente, nuovo inizio, sì, ho capito, ma siamo pronti per allinearci all'anno 1? Per ricominciare veramente, spogliarci da tutto quello che non ci serve più e diventare persone nuove? Che cosa comporta questo? Cosa ha comportato quest'anno? Ci hanno richiesto di morire per rinascere. Queste morti io pensavo fosse solo una, no, no, sono state diverse. No, e continuano a esserci fino all'eclissi e poi andiamo avanti, adesso vabbè. Questi giorni siamo in tempesta solare, non so se qualcuno segue su Facebook, Cammina nel Sole, la Maria Rosaria, lei ha grandissima esperienza, grandissimi studi sulle macchie solari, sui movimenti del sole, eccetera. In questi giorni siamo in X-Flare, viene chiamata, cioè una tempesta solare che non si registrava da 12 anni almeno, ma comunque così forte non si sa da quant'è che c'è, non c'era stata. Quindi ciò vuol dire che siamo in bombardamento. Figuriamo se le tempeste solari così potenti che cosa possono causare. Infatti dicevano, è possibile che in questi giorni vadano in tilt la tecnologia, infatti la mia macchina in tilt è partito completamente tutta la tecnologia, cioè non va più niente di elettrico, l'ho lasciata lì, vabbè, vedremo dopo. Quindi, no, è potente. Cioè la tecnologia ok, ma su di noi come influisce? In realtà, io avendo a che fare con la gente, il lavoro che faccio, chiaramente mi sento di tutti i colori, no? Persone che stanno molto nel dolore, che sono entrate molto nell'ansia, nel nervosismo, altri che invece magari sono in minoranza, in realtà quelli che stanno molto bene, perché però io gli dico, magari hai fatto un lavoro prima, quindi insomma ci sta. No, io un mese fa, con tutti questi pianeti nel fuoco, nel leone, così, io stavo molto bene, perché chiaramente è la mia energia. No, come entri invece in un'altra energia, comunque molto forte, uno può traballare un po'. Il discorso è che andiamo incontro a degli anni molto potenti. Come dicevo prima, adesso si sta parlando che il 23 di settembre l'equinozio arriverà a Nibiru, non so se sapete il pianeta. Diciamo
diciamo che stiamo arrivando alla fine di un ciclo di più di 26.000 anni in cui, vediamo se non vi spavento, stiamo entrando, diciamo che due galassie si stanno incontrando, ok? Il Sole di Alcione, nelle Pleiadi, ci sono movimenti nell'universo, non è che succedono adesso perché siamo in un momento di sfiga, no, in realtà è sempre successo anche prima che esistessimo noi umani, quindi ci sono queste due galassie che stanno incontrando. Quando le galassie si incontrano, ovviamente c'è una ristrutturazione un po' di tutto. Quindi questo pianeta Nibiru, che ci mette questi 26.000 anni per fare tutto il giro, sembrerebbe che sta ritornando. Il discorso è che è un pianeta gigantesco, quindi sicuramente quando sarà nella nostra orbita inizieremo a vedere una bella macchia che si avvicina, no? Chiaramente queste cose non credo che verrebbero dette pubblicamente, perché credo che provocherebbero il panico generale di tutti quanti, no? E il discorso è che sicuramente stiamo andando, non so se avete sentito che stamattina c'è stato il terremoto in Messico, io alle 7 di mattina ero lì con tutti quanti al telefono per sapere come stava, perché io appunto avendo vissuto in Messico così tanto tempo e avendo lavorato nelle spiagge deserte del Messico, chiaramente lì appena c'è un terremoto c'è il rischio tsunami, no? Quando eravamo in spiaggia in realtà nessuno ci avvisava, sentivamo che tremava la terra, poi partivano i telefoni, non c'era più nessun segnale, quindi nessuno, eravamo lì abbandonati così. A un certo punto diceva forse è meglio, no, ritirarsi, perché magari potrebbe arrivare l'onda anomala, che le onde anomale non necessariamente sono gigantesche, un'onda tsunami può essere anche di mezzo metro. Il problema dell'onda tsunami è che è molto forte, cioè una forza tale che ti entra e arriva fin dove arriva, no? Quindi può creare un allagamento e può arrivare dentro le case, perché lì poi sono capanne, figuriamoci, di paglia, quindi vengono giù con poco, insomma, ecco. Quindi tutti questi movimenti in realtà, ripeto, per me non sono strani, perché la Terra stessa, se pensiamo che 5 milioni di anni fa Sahara era un oceano tropicale e adesso un deserto, voglio dire, 5 milioni di anni per la Terra sono niente, sono come una vita nostra in realtà, no? Quindi chiaramente per un oceano tropicale diventare un deserto, insomma, qualcosa deve essere cambiato anche in modo abbastanza forte, suppongo io, no? Quindi stiamo andando verso dei cambiamenti, ok? Quindi più che entrare nel panico di dire oddio mio, esplode la Terra, che cosa succederà? Arriva il virus, spacca tutto. Io credo che c'è un altro focus, che è quello che mi interessa, no? Perché io ogni tanto vedo che ci sono dei post che parlano di quello che succederà, adesso dicevano appunto che il 23 di settembre ci sarebbe stata l'apparizione di Nibiru e quindi distruzioni eccetera eccetera. Chiaramente queste tempeste solari stanno mettendo a prova tutto il sistema planetario, no? Quindi tutto quanto si sta muovendo. Si sta muovendo dentro di noi, si sta muovendo fuori. No, allora il mio maestro in Messico diceva sempre: se la Terra balla, impara a ballare con lei. Invece noi ci irrigidiamo tutti così, no? E quindi ci spezzano. Scusate. Buonasera. Buonasera. Scusate, prego, prego. Ci stanno preparando per qualcosa di più grande, in realtà, quindi la nostra responsabilità è fare il lavoro interiore necessario per liberarci il più possibile da tutto quello che pesa, ok? Da tutto quello che ci tiene, ci tira giù, da tutto quello che ci lega a un passato che non ci serve più, ok? In questo momento in realtà quello che sta succedendo è che stiamo sanando delle memorie che sono di secoli e secoli e secoli indietro, no? Donne, uomini, cioè tutti quanti siamo coinvolti in questa cosa qua. E io proprio in questi giorni sentivo come venivano fuori delle cose che sono vecchie, 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 probabilmente non sono neanche solo mie, perché comunque siamo tutti connessi, ok? E c'è una coscienza collettiva, non c'è solo la coscienza individuale che influenza. Non è un caso che noi siamo nati a Bologna, che siamo nati in Italia, che siamo nati in una certa famiglia, non è un caso, no? C'è un'anima famiglia, c'è una anima nazionale, quindi veniamo comunque coinvolti e acquisiamo queste memorie non solo
nostre come anima individuo, ma da tutto un sistema, no? Che si incrocia con altri sistemi, altri sistemi, altri sistemi. Quindi figuriamoci la responsabilità che ha ognuno di noi, no? Nel lavoro personale. Noi vogliamo andare a aiutare gli altri, ma in realtà stiamo aiutando noi stessi e stiamo già facendo un lavoro enorme, veramente enorme, perché andiamo, ogni volta che saniamo qualcosa di noi, stiamo cambiando l'informazione nella cascia. La cascia è, no, l'etere, la grande informazione che è impregnata nell'aria che respiriamo. Ok, quindi ogni volta che cambiamo qualcosa, quell'informazione li cambia e qualcun altro ha la possibilità di accedere alla nuova informazione, perché siamo tutti connessi. Ok, quindi questa è una cosa meravigliosa. E chiaramente quello che io dico sempre, l'energia non è contro di noi, ma ci aiuta. Se impariamo a navigare con l'energia, come poi facevano le popolazioni antiche, poi neanche tanto antiche, perché se andiamo nei villaggini, adesso io ho l'esperienza del Messico, ma anche in Indonesia, in Africa, i villaggi comunque sia, vanno ancora con i cicli lunari, no? Non cambiano l'ora legale, vanno sempre con il sole. Quindi sono abituati a queste cose qua, loro sanno che un seme, se io lo pianto in luna nuova, avrà tutto il ciclo di luna crescente per crescere, avrà molta più forza. Noi invece qua non sappiamo neanche se è crescente, tra l'altro, boh, c'è la luna ogni tanto, qualcuno si chiede, no? Io ho fatto quando, perché lavoravamo ovviamente con le tartarughe marine in Messico, quindi dovevi sempre guardare, cioè eri connesso continuamente a tutto quanto. Come la luna, come sono le maree, dovevi uscire la notte, se c'è la marea alta, lì non ci sono le maree di un metro, ci sono maree di 10 metri di differenza, no? Quindi rimani poi con la moto, con i quad, in mezzo al mare, sì, poi non è un mare tranquillo, l'onda più piccola è di 2 metri, capito? Quindi l'Oceano Pacifico, zona non nei Caraibi, che è la piscinetta. Quindi insomma dovevamo sempre stare attenti a tutto quanto, quindi c'è la luna crescente, allora c'è più marea, quindi finché non cresce, finché non arriva la luna piena, la marea cresce, 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 dopodiché cala, 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 quindi devi sempre stare in contatto con tutto quanto, la tempesta, giorno di pioggia, piove, ti porta chiaramente a ritornare nei cicli, a ritornare in armonia con quello che è, no, di essenziale. Noi qua ce lo siamo dimenticati, ma questo non vuol dire che possiamo recuperarlo, chiaramente, perché comunque c'è una parte di noi, le donne lo sappiamo meglio, dei maschietti, perché col nostro ciclo mestruale noi comunque andiamo con la luna. Vuoi o non vuoi, no, siamo connesse con questi cicli. Infatti spesso, no, quando dicono che le donne si sincronizzano con i cicli mestruali, non è solo che stando insieme, se io ho il ciclo, no, ti influenzo a te, ma è anche... Io ci ho fatto caso perché ultimamente ho chiesto molto. Ci si allinea, quando c'è stata l'eclissi, che c'era la luna nuova, un sacco di donne hanno avuto il ciclo una settimana prima o qualcuno, insomma ci siamo tutte allineate. Okay? Stessa cosa succede quando ci sono delle lune piene molto potenti e io ho una teoria su questa cosa qua. Perché il mio maestro diceva sempre in Messico, quando la donna ha la mestruazione è uno sprigionarsi di energia impressionante, è fortissima quell'energia che sprigioniamo, quindi immaginatevi, adesso io non so quante miliardi di donne ci sono nel mondo, ma che si allineano con la mestruazione tutto in un periodo. Io credo che ha un senso molto più grande, proprio a livello energetico, io credo che a livello planetario probabilmente quell'energia serve per qualcosa. Quest'anno io sono anche molto appassionata del calendario Maya, del Tzolk'in. Quest'anno, il 26 di luglio di ogni anno, entriamo in un nuovo anno Maya, perché calcolavano diversamente il tempo. Il 26 di luglio di ogni anno la Terra, il Sole e Sirio, loro si guardavano molto la stella Sirio, si allineano, quindi per loro è l'inizio di un nuovo ciclo. Quest'anno siamo entrati in un anno seme giallo cristallo, adesso non sto a entrare nei dettagli, però il seme, no, il seme, il potenziale di creare una realtà completamente nuova, no? Quindi abbiamo da piantare un nuovo seme per noi nel piccolo ma anche nel grande. Perché il tono cristallo, quando parliamo, ci sono diversi tipi di toni, ma questo in particolare
il tredicesimo tono e parla di un servizio al pianeta. Quindi questo seme, questa nuova realtà deve essere un qualche cosa dove tutti quanti noi collaboriamo e cooperiamo per far sì che questa nuova realtà si crei. E tutto quello che succede, tutte le energie che stanno spingendo e ci stanno spingendo a rompere tutte queste corazze, andare dentro, a vedere, a toccare, a sanare, a guarire cose così vecchie, cose così spesso dolorose, ci sta portando poi, ci porterà poi ad essere liberi. Perché questa schiavitù tanto acclamata, no? Tanto i governi, la società, il municipio, il comune, siamo sempre schiavi di qualcuno, però in realtà noi siamo schiavi di noi stessi, perché non riusciamo a liberarci da tutta quella serie di nodi di, adesso mi viene lo spagnolo, la basura, no? Brava, la spazzatura che abbiamo dentro, no? Che ci portiamo dietro e ci trasciniamo. Il problema qual è? Che in realtà ci siamo anche affezionati a sta roba qua. E quindi non riusciamo a staccarci, perché poi se mi stacco, io mi sono identificata con quella roba lì, no? Con la mia mamma, la mia nonna, il problema, il fratello, no? Però dopo io chi sono? Bella cosa. Allora in Messico gli sciamani, cioè diciamo questi lignaggi di uomini di potere, quello che fanno, la prima cosa che fanno è andarti a distruggere l'ego. Che l'ego non è che va distrutto, nel senso che noi ne abbiamo bisogno di un po' per vivere qua, però vanno proprio a disidentificarti in quell'identità che purtroppo la maggior parte della nostra energia viene spesa per mantenere quell'identità, perché lei è la biologa, no? Lei è la bolognese, è l'identità, oddio, io sono biologa, sono bolognese, sì, vero, sì, sì, allora devo mantenere questa cosa qua, no? Ognuno di noi, no? Quando parli di qualcuno, fa l'avvocato, che ne so, no? È figlio di il calciatore, allora non gli dà importanza, allora l'importante mi riconoscono perché sono l'avvocato e quindi io devo mantenere quell'identità lì a tutti i costi. E se un giorno voglio andare a fare il venditore di frittelle, non posso, figuriamoci, sono avvocato, tutti mi stimano, mi riconoscono, no? E quindi ci creiamo questa identità e con tutti noi stessi cerchiamo di mantenerla, ok? Perché ci piace piacere, perché ci riconoscono, perché siamo così qualcuno, perché apparteniamo a qualcosa, no? A un certo punto arrivi lì con gli sciamani del Messico e ti iniziano a sputare addosso, ti fanno quelle cose allucinanti, no? Dove chiaramente dici, ma io proprio vengo trattata come... Sono la biologa di Bologna. Sono biologa, tutti mi riconoscono. E qua non gli interessa proprio nulla, no? E piano piano ti destrutturano, cioè ti tolgono la struttura per far rimanere in realtà quello che veramente sei dentro. E quello che dicevano era, la prima cosa che ti renderà libero è se tu riesci a cancellare tutta la tua storia personale, tanto che non so se avete letto Castaneda, per esempio, tutti quelli del lignaggio, loro in realtà alla fine non si sa dove siano finiti, perdono completamente la loro storia personale, quindi non hanno più un nome, non hanno più un indirizzo, non si sa dove siano, no? E ritornano, come dire, no? Ritornano alle origini, cioè ritornano all'essenza. Ora è chiaro che qua la nostra società è creata in un modo in cui proprio così non ce lo vedo ancora che succeda, no? Però sicuramente, lo scrivevo nel corso stamattina ieri, quando diciamo vado a lavorare, sarebbe bello che ognuno andasse non tanto a lavorare nel senso come lo intendiamo noi oggi, per guadagnarti uno stipendio, no? E mangiare e sopravvivere, ma vado a fare quello che mi appassiona, che mi piace, no? Anche perché in realtà ti viene molto meglio e sarebbe un contributo molto più grande alla società, secondo me, no? Che fare un lavoro che ti fa venire la gastrite tutti i giorni perché non ti piace. Sì, sì, guadagno bene, però pomeriggio ho un mal di pancia tremendo e vado a letto con, no, l'acidità. I Maya, non si parla dei Maya, ma in realtà le culture antiche tutti funzionavano così. Quando nasceva un bambino,
loro sapevano già qual era il tipo di energia che portava quel bambino. Quindi gli davano un nome che già definiva qual era la sua missione nella vita. Fosse un artista, fosse un guaritore, fosse un operaio, fosse quel che era, no? Valorizzando assolutamente tutto. Okay. Invece noi oggi che cosa succede? Arriviamo a 40-50 anni, ma chi sono io in realtà? No, mi sono costruita un'identità per piacere a questo, a quello, perché bisogna sposarsi, avere dei figli, la famiglia, tutto, no? In un sistema che sta scoppiando in realtà. Per alcuni è già scoppiato, tipo per me. In realtà, dopo tanto tempo in Messico, quando sono tornata, è stata abbastanza traumatizzante un anno fa. Perché in realtà è un anno che io sono fissa proprio qua in Italia. Ho fatto il mio primo inverno completo in Italia. Ho trovato la mia dimensione, no? Perché veramente è un paese bellissimo e non metto in dubbio tutto questo, no? Però sicuramente bisogna rispettarsi dentro, perché sennò ci si ammala, cioè ci si ammala veramente. No, perché è inutile andare contro noi stessi, noi non possiamo andare contro noi stessi troppo tempo. Poi uno, guarda, si abitua anche al mal di pancia, alla gastrite, al mal di testa, cioè si abituano a tutto, assolutamente a tutto. Però io credo che veniamo qua per qualcosa di più, ok? Non tanto per stare sottomessi a un qualche cosa perché è giusto, perché è sbagliato, ma andare un po' oltre. No, un po' sento che la mia missione, visto che grazie a tutta una serie di cose, tra cui mia madre che è qua presente, che mi ha spinto per andare in Messico e non mi voleva far fare il biglietto di ritorno. E io lo volevo fare assolutamente perché sì, sapevo che sarei tornata dopo 2 mesi, invece sono passati 7 anni. Vabbè. Lei avrà visto più in là, no? E grazie comunque sia al fatto che mi ha spinto a fare qualche cosa che in realtà ha fatto uscire veramente quella che sono. Che oggi vi racconto tante cose anche per quello, perché sono andata oltre magari certi limiti che in famiglia, se mai sono andata a parlare con mio papà, con la mia nonna, sicuramente non hanno la stessa visione di quello che sto dicendo stasera, no? Li voglio cambiare lo stesso. Però sono riuscita, no, ad andare un po' oltre i limiti o quello che uno pensa che siano i limiti. In realtà oltre ci sono tante cose da scoprire, no? Tante verità. Poi scopri che la verità non è una, ma sono veramente infinite, che in ogni paese ci sono cose estremamente diverse, ma vanno tutte bene lo stesso. No, io tornavo qua e la nonna tagliava, ma cavolate, no? Il pomodoro sul taglierino e là il pomodoro lo taglia così, poi lo buttava la padella, quindi io mi sono abituata a fare di tutto, no? Posso usare il taglierino, posso usarlo anche no. No, quindi ti adatti un po' e sperimenti tante cose che ti aprono la mente. Questa cosa secondo me è molto importante. Tornando qua, chiaramente non tutta la vita è festa, ma ci sono anche momenti in cui bisogna andare dentro e le cose non sono poi così, non sembrano poi così felici, no? E dentro ci sono tante cose che non vogliamo vedere, perché siamo tendenzialmente sempre portati a uscire, no? A cercare fuori quello che ci manca, mai a cercare dentro, quindi magari a evitare anche di stare, io spesso scrivo, no? Stare nel dolore, e lì scopri delle cose di te che io sono sorpresa, come ogni volta mi vengono fuori delle cose nuove di me, dico mamma mia, sono la persona con cui vivo da 40 anni e ancora non mi conosco, no? È incredibile ed è secondo me un grandissimo regalo poterlo fare. Perché conoscendo poi te stesso puoi conoscere anche molto meglio gli altri, sennò sei sempre sulla superficie, no, non andiamo mai dentro. E quello che ci viene richiesto adesso è quello, andare dentro, andare dentro. Adesso siamo nel mese del mettere ordine, ma dopodiché passeremo in altri mesi dove dovremo andare molto dentro. Di più? Di più. C'è un annetto che dentro c'è da navigare un bel po'. Profondamente. E questo anno che viene è un anno di grandi prove in realtà, perché è un 2018, come dicevo, un anno 11, un anno che ci richiede di tirar fuori il maestro, che il maestro è dentro. Per fare un maestro dentro
bisogna affrontare tutta una serie di cose che sono sempre dentro, non sono mai fuori, e quindi ci stanno obbligando a stare lì. Quindi da lì non scappiamo, possiamo aiutarci, questo sì, assolutamente, anzi questi gruppi di incontri che a me piacerebbe molto appunto creare, perché secondo me poi parlandone notiamo che siamo un po' tutti, quando io dico no, navighiamo tutti nello stesso mare, è lo stesso mare, non è diverso da me a te, no, magari uno ha più strumenti, allora gliele può condividere con gli altri e viceversa, però in realtà siamo tutti ad affrontare un po' le stesse cose. E, non ti metto una cosa, mi è sfuggita in questo momento. E quindi sì, il fatto di, come abbiamo fatto questa conferenza il 21 di agosto, che è stato appunto, l'abbiamo chiamata il portale di attivazione del karma, questo karma, il famoso karma di cui parliamo e di cui hanno storpiato pure il significato qua, perché chiaramente col fatto che abbiamo questo imprinting cattolico, no, il karma era diventato tu paghi le tue colpe di tutte le tue vite passate, no? In realtà il karma ce lo creiamo in tutti i momenti. No, è una legge di causa e effetto, quindi voglio dire, se io vado fuori e faccio adesso, no, una cosa contro qualcun altro, chiaramente mi crea un po' di karma che me lo dovrò mettere a posto dopo, no? Non è che il karma sia attivato quindi con l'eclissi, c'era già prima, ci sarà anche dopo. Quello che è successo con l'eclissi è stata un'accelerazione, ok? Che sarà sempre più forte. Sarà sempre più forte, quindi molti di voi sicuramente hanno notato che adesso pensi una cosa, dopo un'ora o dopo il pomeriggio si materializzano le cose con una velocità impressionante, no? Che una volta non mi sembrava che fosse così. Era un po' più lunga. Era un po' più lunga, succedeva lo stesso, però sì, ci voleva più di tempo. Adesso è così, quindi attenzione a cosa pensi, a cosa stai chiedendo, perché se chiedi una cosa brutta, l'universo è lì per te, no? È lì per noi. Sta solo aspettando che qualcuno chieda qualcosa e clic, no, in un secondo te la dà, quindi attenzione a cosa chiediamo, a cosa pensiamo, no? Cerchiamo di chiaramente spogliarci, da dire, no? Da tutto ciò che non ci serve più e lasciare andare, anche se davanti sembra che ci sia l'ignoto e un po' fa paura. Allora prima vedi parlavamo con Patrizia, non possiamo tenere tutto. Cioè è come, no, una brocca e si riempie a un certo punto, non ci sta più niente dentro, bisogna lasciare qualcosa per creare uno spazio, no? E quello spazio viene riempito poi dall'universo, se mettiamo pure un intento ancora meglio, no? Però non possiamo tenere tutto, cioè nel passato, il presente, il futuro, qua tutto allacciato, no, voglio tutto per me, non lascio niente, no, non si può, bisogna fare delle scelte. È quello che ci stanno chiedendo, fate delle scelte, fate delle scelte da adulti, non più da adolescenti, no? Perché gli adolescenti sono rimasti un po' traumatizzati probabilmente da tutta una serie di cose che hanno vissuto e le ferite che ci portiamo adesso vengono da lì, dall'infanzia, dall'adolescenza, per quello prima dicevo, dobbiamo lasciarle andare, non attaccarci a quelle cose, quindi riconoscere quando il bambino ha bisogno, il bambino interiore, dargli quello di cui ha bisogno, l'adulto, che ormai siamo adulti, e quando invece posso comportarmi da adulto e finalmente fare le mie scelte, scelte che chiaramente devono essere coraggiose, perché lasciamo delle cose per prenderne delle altre nuove. Ma io dico sempre, un po' osare, il coraggio di osare ripaga, perché poi dopo, quando una strada è la tua, guardate veramente, a questo ne ho le prove, l'universo spalanca i portoni, c'è tanta abbondanza, a volte mi dicono, nessuno ce la chiede, io, la chiedo io, c'è tanta abbondanza che ci aspetta in realtà, non sappiamo riceverla, non apriamo le mani, no, perché teniamo sempre tutto, c'è una carta, quella è la carta di Osho, che è questa signora piena di tutte cose, di gioielli, che non vuole lasciare niente, no? Tutto un peso qua dietro, vuole lasciare niente, beh, poi allora non c'hai spazio per prendere le cose nuove, no? Quindi un po' osare, conoscerci, cioè il lavoro è conosciti bene
perché così saprai dove andare. Quel maestro interiore è interiore, appunto, è dentro. Quindi quello che vuole l'anno prossimo, cioè l'energia in generale che ci sarà, sarà vai in contatto con il tuo maestro interiore, finalmente segui la tua guida qua, non fuori. Io posso dire delle cose perché potete prendere degli spunti, ma io non ho nessuna verità. In realtà questa è la mia esperienza, quello che io sento. A me è servito, però io non sono nessuno di voi, no? Quindi prendo l'esperienza, dico sempre, prendi l'arte e mettila da parte. Questo io l'ho sempre fatto ed effettivamente funziona. Perché alla fine tutto serve in qualche momento della vita, no? Ed è bello, veniamo tutti con dei talenti. Questi talenti però sono nascosti da tutta una serie di veli, chiamiamoli così, che ci impediscono, no? Di tirar fuori la nostra essenza, quello che dicevamo prima, perché questa struttura, questa corazza che ci siamo creati, in realtà sta comprimendo i nostri talenti, che molti di noi non sanno neanche quali sono. Non ci fa niente. Allora, questi talenti invece sono quello che veniamo a donare al mondo. E quest'anno Maya, anno seme cristallo, quello che ci chiede è: cos'hai da donare al mondo tu? 4 noccioline? 100 lire? Non ho sentito dire. No, è qualcosa che abbiamo dentro tutti quanti. C'è chi fa teatro, chi danza, chi canta, chi fa l'uncinetto, chi disegna. Fa da mangiare benissimo. Sono tutti talenti, eh? Non ce n'è uno meglio dell'altro, perché tutti insieme, se poi li condividiamo, siamo ricchissimi. In realtà abbiamo tutto, non ci manca niente, no? Però abbiamo sempre paura, questa paura che non ci fa fare il passo, che ci fa resistere. Ma tanto questo passato, che comunque sia, vabbè, dai, non è stato un granché, però lo conosco così bene, poi che lo lascio, ci penso neanche. Insomma, alla fine dei conti, più resistiamo, oggi lo scrivevo su un post di Facebook, più resistiamo, più soffriamo. Questa è, diciamo, la frase conclusiva di questa serata. Cioè, più resistiamo, più soffriamo, cosa vuol dire? Che l'energia adesso non sta chiedendo più permesso di entrare. Adesso entra e basta. Non ha nessuna intenzione di fermarsi. No, i cicli che sono iniziati andranno fino alla fine. Come dipenderà da noi, con più o meno sofferenza dipenderà da noi. No? Quindi questa attivazione del karma che dicevo, in realtà è un'accelerazione, no? Che fa in modo che per affrontare il karma noi tiriamo fuori che cosa? I nostri talenti. Perché l'unico modo per risolvere il karma è tirar fuori i talenti. Non scapperete più nessuno, mi dispiace. Siamo tutti allo stesso barco, non sulla stessa soglia. Ok, quindi vabbè. Lavorare sul conoscere noi stessi, quindi vi ho lasciato dei fogli che questi corsi che si fanno, no? Di chi usa l'astrologia, chi usa, ci sono mille tecniche, per l'amor di Dio, tutte validissime. L'importante è sapere, perché se io ho un tipo di energia non posso averne un'altra. Cioè, se io sono fuoco, 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 vuoi tu che mi vuoi metterci l'acqua qua dentro, non ci sta, capito? Non posso andare contro di me. Posso però imparare a gestirlo meglio, in modo che io abbia maggiori risultati, no? Stia meglio io, chiaramente. Però io mi devo conoscere. Quando so chi sono, un pochino di più chi sono, perché secondo me conoscerci finché non moriamo, forse anzi, forse la morte sarà il momento in cui ci conosceremo di più. Comunque, questa è un'altra conferenza dell'altra sera. Conoscerci sempre un po' di più e sapere quindi di non andare contro di noi, ma cercare di usare quello che abbiamo per, no, affrontare tutte le varie sfide. E appunto, quando dico che il karma, che per me è una delle sfide, no? Che ci ritroviamo comunque sia ad affrontare in questa vita, che cosa ci richiede? Di sviluppare i nostri talenti, di tirarli fuori, perché attraverso di loro lo superiamo, lo risolviamo, lo guariamo. Ok? Quindi in questi mesi, in cui tutti questi processi sono molto più veloci, sarebbe bene fare molto lavoro su di sé.
molto più lavoro su di sé di prima, osservarsi molto, ascoltarsi molto, prendersi i propri tempi in caso sia necessario, fare le scelte non giuste né sbagliate, perché non esistono giuste e sbagliate, fare delle scelte, avere il coraggio di fare delle scelte che portino chiaramente questo messaggio qua. Cioè, noi adesso dobbiamo tornare qua, tutte queste strutture che si rompono per l'essenza nostra qua, nel cuore. Ma come dicevo prima, pensiamo di essere tutti aperti, sentiamo, sì, ma quelle corazze le abbiamo tutti, perché in un certo momento della vita ci hanno salvato la vita, per quello ci sono. Il problema è che dopo le abbiamo tenute strette, abbiamo detto, ma se ci hanno salvato la vita una volta, magari ce la salvano anche delle altre, no? Probabilmente sì, però è arrivato il momento di lasciarle andare, no? E di cercare di aprirsi. In questa apertura qua c'è una grandissima accettazione, un'accettazione di quello che c'è senza volerlo cambiare, di quello che c'è, di quello che accade e degli altri, partendo da noi stessi, accettazione di noi stessi, no? Uscendo dal giudizio, quindi entrando in un piano che noi chiamiamo questo piano di coscienza spirituale, che trascende il giusto e lo sbagliato, il bene e il male, cioè lì non c'è più giudizio, c'è un'accettazione, un'apertura, una pace anche, vi dico la verità, che uno dice, no? Che con chi ho lottato tutta la vita in realtà, con chi abbiamo lottato poi anche con noi stessi, perché gli altri sono solo strumenti per vedere cosa c'è qua dentro. Quindi questo è un po' il discorso. Se avete delle domande, se no io potrei continuare a parlare per ore, ma direi che non è il caso. Ci puoi dire qualcosa sulla rabbia? Sulla rabbia. Perché poi quando uno si rende qualcosa conto di alcune cose, si arrabbia. Ok, con chi ti arrabbi? Con chi mi arrabbio? Con me stessa, di non aver capito prima, di aver sopportato tante cose. Niente, nel giudizio. La rabbia, ci si arrabbia adesso qua. Allora, la rabbia in realtà è una emozione che nasconde un grande dolore, una grande sofferenza che generalmente viene dal bambino. Quindi chi si arrabbia, quando io sempre dico, e butti fuori una specie di veleno, chiamiamolo così, no? In realtà stiamo nascondendo la sofferenza. Infatti Bertelli dice, va bene buttare fuori la rabbia, tutti questi esercizi di sfogo di rabbia, ok, cioè scarichi, no? Però poi bisogna andare dietro, perché non è così che la risolvi. In realtà la rabbia è una manifestazione finale di un dolore che c'è dentro, molto profondo. Allora, tu poi mi parli del giudizio, quello che dicevo prima, no? Cioè quando noi veramente siamo qua, nel cuore, cioè questo è un indice che non siamo nel cuore, chiaramente. Perché quando veramente siamo qua c'è un'accettazione di tutto. Perché tu in quel momento che pensi di aver sbagliato non potevi fare diversamente. Non avevi mezzi, quindi è impossibile, come dicevo prima, andare contro la natura nostra. Quindi da quel punto di vista, se tu cambi il punto di vista, è ognuno di noi dà quello che può in base al livello di coscienza in cui è, che non vuol dire che uno è più scemo, ma c'è un percorso, no? L'adolescente reagirà in un modo, l'adulto in un altro, che poi non è detto che uno che è adulto si comporta da adulto, perché cosa succede? Che i nostri corpi, di cui parlavo prima, no? Di questo allineamento, eccetera, purtroppo non crescono allo stesso modo. Cioè il nostro corpo emozionale, per esempio, non cresce come il corpo mentale, non cresce come il corpo fisico. Noi troviamo gente di 60-70 anni che sono dei bimbi di 12, mi è capitato, sì. No? Come vediamo dei ragazzi di 20 che sembrano adultissimi, no? Io in Messico ne ho trovati tantissimi, molto più
più adulti di noi, perché si trovano a vivere in delle situazioni dove lo tiri fuori un po' di pure soccombi. No, quindi col fatto che noi andiamo a scuola che corpo stanno educando in realtà a scuola? Il corpo mentale. Quindi a un certo punto mi ero con il mio maestro e dicevo, ma io so ragionare benissimo, sono molto intelligente, ma io ho sto corpo emotivo, cioè le mie emozioni, mi sembra una bimba. Cioè certo, perché sono rimaste indietro, ma non c'è una scuola emozionale purtroppo ancora, spero che succederà perché ci risolverà tanti problemi poi. Quindi l'accettazione è, se io riconosco che una colpa di nessuno, se funziona così, la società, la vita in questo momento, no? È dopo che ti inizi a mettere in gioco e vai a lavorare sul corpo emotivo. Quindi c'è l'accettazione di ok, quello che è stato, quello che ho fatto è fatto, io non potevo fare altrimenti. E nel momento in cui l'accetti di te, lo accetti di tutti. Però comunque la rabbia nasconde un grande dolore. Bisognerebbe col filo di Arianna, come lo chiamo io, andare indietro a vedere dove inizia quel dolore lì. A volte non è neanche in questa vita, però vabbè, in questa vita si manifesta con il contesto dove vieni, dove nasci. Che segno sei? Leone. Ah, beh. Guarda un po'. Cioè, agosto è stato l'esplosione del leone, dei leoni. Sì, quando accetti tutte queste cose entri in questa dimensione, no? E come sempre dico, la prima persona che devi accettare sei tu, non parte dagli altri. Quindi con la rabbia lì, cioè, vedi subito quando entri o no nel giudizio. Quando entri nel giudizio, dentro di te, dentro ognuno di noi, parte un giochino molto macabro, che è di vittima carnefice, perché c'è fuori ma in realtà parte qua. Io mi giudico, sono no, il mio giudice, quindi il mio carnefice, ma sono allo stesso tempo della vittima, la poverina. Quando tu entri in quel giochino lì, per uscirne devi fare un lavoro, che è il giochino più comune. Per quello prima dicevo, anche il fatto di riconoscere che siamo tutti in questo giochino in realtà interiore ci aiuta anche a sostenerci un po', a comprenderci un po', no? E magari ad arrabbiarci un po' di meno. I segni però di fuoco, visto che io so cosa vuol dire, ti consiglio. La rabbia è un grande, è una delle forze più grandi che abbiamo dopo quella sessuale. La rabbia può essere estremamente distruttiva, chiaramente, ma è la forza più creativa che esista, ok? Quindi nel momento in cui abbiamo un eccesso di rabbia, per esempio, sarebbe bene scaricarlo in qualche modo, non sugli altri magari, però poi tutta quell'energia, non scaricatela tutta, io me la tengo e mi metto a creare qualcosa. Tra l'altro il leone è in creatività, quindi lì ci dovrebbe essere qualche canale di sfogo per poter creare qualcosa, qualunque cosa, no, nella tua vita, che ti dà soddisfazione. Quindi trasformi quell'emozione in un qualche cosa di positivo, perché tutte le cose belle e brutte hanno un lato ombra e un lato luce, tutte quante. Diciamo, no? Tanta luce per tanta ombra. Sì, è vero, così tutti. Non scappiamo, funziona così qua. Quindi no, accettare anche come funziona, non lo possiamo cambiare così. Possiamo cambiare è poter trasformare delle cose invece che contro di noi a nostro favore. No? Ho risposto? Sì. Altre domande? Ma puoi anche continuare? Sì. Grande. Ma io penso che... Va bene. Continuiamo allora con questo fatto della luce e dell'ombra.
è interessante la dualità. Noi viviamo in un mondo duale, in una dimensione duale, e non solo questa dimensione duale, in realtà nell'universo troviamo sempre la dualità, no? Noi andiamo a vedere a livello macro, vediamo che gli scienziati hanno trovato la materia oscura, che è gran parte dell'universo rispetto a quella che brilla, che in realtà che cos'è? Vibrazione, potenziale di essere qualunque cosa. Ok, da lì in realtà è quello che dà poi vita alle galassie, ai pianeti, da lì si crea tutto e di nuovo si ridistrugge tutto. Quindi questi cicli di vita e di morte, cioè o ce li facciamo piacere in un qualche modo, oppure soffriremo sempre perché siamo fatti così. No? Quello che ci viene richiesto per diventare dei maestri, ripeto, non dei maestri che andiamo a insegnare a tutti quanti le cose, salute, ma dei maestri che seguiamo il nostro maestro interiore, l'unico modo è entrare in contatto con l'ombra. Quindi quello che succederà prossimamente, quando io parlo di attivazione del karma, è proprio perché l'ombra verrà espansa in un'accelerazione tale che ogni tanto rimarremo un attimino non scioccati magari da quello che viene fuori. Sì. E sarà sempre di più, per quando io dico andiamo dentro, adesso con i transiti che arriveranno, Giove, Scorpione, Saturno, entra in Capricorno, eccetera, eccetera, andremo alla struttura, no? Quindi la struttura interiore e anche la struttura a livello dei governi, eccetera, quindi tutto ciò che non serve più, che è diventato obsoleto, diciamo così, verrà tirato giù. Quindi questa è dal micro al macro. Noi non riconosciamo che dentro di noi c'è una parte ombra e finché non iniziamo ad accettare, quella parte ombra è arrabbiata nera perché nessuno le fa caso e cerca in un qualche modo di venire fuori e farsi vedere e noi la reprimiamo ancora, sta buona lì, che se no ci giudicano fuori, ci dicono che siamo tutti cattivi, no? E perché purtroppo è così, poi noi veniamo, guarda, chi è nato in Italia, ma questo ci pensavo tanto quando ero in Messico. Uno dei grandi nodi che veniamo noi italiani a sciogliere tutti quanti è il giudizio, perché un paese più giudicante io non l'ho conosciuto e ho viaggiato tanto, veramente tanto, quindi lì col giudizio abbiamo molto a che fare, per quello poi noi dentro di noi tendiamo a giudicarci sempre, e questo è un problema un po' dell'umanità per l'amor di Dio, ma in Italia in particolare, quindi la coscienza della nazione ha questo modo molto grosso qua, no? Abbiamo il Vaticano, abbiamo la Chiesa, non a caso hanno fatto la Chiesa, cioè il Vaticano in Italia, è un paese molto potente a livello energetico, ma c'è tanta ombra che è stata, tutta questa energia è stata presa, è stata utilizzata per tutta una serie di scopi che di luce ne hanno pochi, no? Però va bene lo stesso. Perché a noi ci mettono a dura prova. Dura prova e ci permettono di vedere che quest'ombra fa parte di noi. Ok? Quest'ombra fa parte di noi, ci dobbiamo andare dentro. Quello che ci viene richiesto adesso nei prossimi mesi, anno, è andate dentro lì. Tutto si accelera in modo che questa si espande e più espansa di così no, nessuno scappa. Siamo tutti in galera. Vabbè, ci faremo compagnia. L'ombra dell'altro invece è bene approfondirla, anche espanderla, oppure è come se invece con la tua luminosità questa si scioglie e si fonde con la tua luminosità e quindi scompare in realtà l'ombra. Allora, l'ombra dell'altro in relazione a te? Sì, in relazione a me, perché noi ci relazioniamo continuamente, no, con le persone. Quindi è bene che se tu in quel momento stai molto bene, la tua luminosità possa attecchire, possa contaminare l'altro, che magari in quel momento è in ombra, oppure invece è bene insieme approfondirla, scavarla, amplificarla anche senza paura. Ma tu vuoi andare a curare l'altro o cosa vuoi fare? Vorrei magari creare l'armonia in quel momento, oppure vorrei aiutare. Ok, e lì c'è un piccolo problema. Mm. Che noi non possiamo aiutare chi non vuole essere aiutato, ma questo immagino lo sai già. No?
E soprattutto io credo che è bene oggi lasciare che ognuno carichi la propria, il proprio peso, la propria ombra. Guarda, io te lo dico anche come esperienza lavorativa. È chiaro che nel momento in cui due persone si incontrano c'è una condivisione, ci si trasmette, c'è uno scambio, no? Energetico. Ma se io ti tolgo un po' del tuo peso, perché lo, e lo carico io perché dico magari io posso e ti aiuto in questo modo, tu ti alleggerisci, cioè l'altro si alleggerisce, e poi lo stimolo più di tanto di risolverselo non ce l'ha più dopo. Purtroppo noi siamo abituati a pensare al contrario, vado ad aiutare, salvo, ma ti parla poi una che vuole salvare il mondo, quando era con le tartarughe mi doveva legare perché sennò io non stavo buona, perché io dovevo salvare tutte quante, le dovevo salvare, no? C'ero. E così per l'essere umano mi viene molto questa cosa del salvatore. Poi mi sono resa conto che spendi la tua energia per un qualche cosa che non dipende da te. E anzi, più gli fai caricare il suo peso, più questo peso sarà pesante, più ci sarà lo stimolo per risolverlo. Che è lo stesso concetto per cui, perché si espande, perché l'energia ci sta facendo espandere così tanto l'ombra, perché diventerà così pesante a un certo punto che l'unico modo per uscirne o te la risolvi, cioè la guardi e ci entri e quindi la guarisci, oppure no. Poi è chiaro che ognuno di noi, il lavoro che fa su di sé, più brilla, più contagia. Perché quello che siamo noi trasmettiamo a tutto intorno, no? Ovviamente, tutto il tempo. Io a volte dico, mi piacerebbe arrivare come quei grandi maestri dove tu vai vicino e non devono dire niente. Cioè già ti stanno cambiando completamente, no? la vibrazione. Non c'è più neanche bisogno di parlare. Quello lo raggiungi quando sei in uno stato di vibrazione elevato. E non gli alti e bassi come di solito abbiamo un po' tutti, no? Quindi anche l'obiettivo è arrivare, che statici non saremo mai ovviamente, c'è sempre comunque un equilibrio dinamico, no? Però sicuramente mantenerci un pochino più nel dondolio come gli acrobati, no? Sulle... Ho risposto? Grazie. Quindi un po' questo, il gioco di luce ed ombra è, in realtà è molto bello, cioè l'ombra è molto utile, perché in realtà è lì che ci conosciamo, perché in genere nella parte luce siamo più, no, la luce, quello che tutti vorrebbero vedere, siamo accettati, belli, invece nell'altra parte non vuoi mai, no, se sono triste devo far vedere, quindi lì no, si è creato tutta una serie di maschere che non ci fanno essere autentici, no? E che ci fanno giudicare nel primo momento in cui sono arrabbiata, ma no, perché non si può, è brutto, oppure sono triste, ma guarda che depresso, no? Capito? Se un giorno sono triste me lo posso permettere, no? Lo siamo tutti, nel senso non c'è niente di giusto e di sbagliato. Ora, quando andiamo negli estremi, allora lì bisogna farsi delle domande. Ma gli estremi possono essere anche, tra virgolette, buoni. Cioè, se io sto a meditare dalla mattina alla sera e non faccio altro, c'è qualcosa che non va, non perché la meditazione è sana, è spirituale, e allora va bene. No, stai fuggendo, anzi spesso purtroppo oggi la meditazione viene usata proprio per quello, cosa che non sarebbe così, non ha quello scopo in realtà, non da fuggire dalla realtà. E così tante altre cose, no? Quindi siamo bravissimi a inventarci di tutto per non affrontare veramente quello che dovremmo. Quindi purtroppo anche il lavoro spirituale spesso viene utilizzato per sfuggire un po' dal vero nocciolo. No, e io in realtà lo vedo quando uno si approccia un po' per fuggire o quando uno si approccia. Io mi ricordo all'inizio quando meditavo, quando ho imparato a meditare all'inizio, io non sarei più mai tornata qua.
stavo per bene, lasciò tutta una pace, no? E non c'era, no, nel silenzio, ah, sì, no, mi dice, no, già finita, mi tocca tornare alla realtà, no? E allora tornavo qua con un peso enorme, quindi non mi era servito assolutamente a nulla, se non per scappare un attimo e sentire ancora più il peso quando tornavo. C'è un equilibrio nelle cose, belle e brutte, tutte le cose, no? E come diceva il Buddha, la via del mezzo è sempre quella migliore. Quindi quando siamo agli estremi, che può essere anche nell'alimentazione, no? Qualunque estremo c'è qualcosa che stride. Perché nelle due polarità, no? Che non vuol dire che le due polarità devono essere eque, in quantità eque tra di loro, no? Come il principio del yin e yang nella medicina cinese, non c'è mai tanto yin e tanto yang, no, sono sempre in movimento, no, non c'è mai una quantità fissa. Quindi noi siamo così in realtà, sempre in movimento, in un gioco di luce e ombra, e dall'ombra acquisiamo più luce quando veramente ci lavoriamo, no, poi dalla luce ritorniamo nell'ombra per... ma non si fe... cioè, non finirà mai l'ombra. Viene a dire quasi come la vita, no? Cioè nel senso è proprio la vita, è dinamica, quindi cioè non è mai statica. Bravo. Se fosse statica saremmo morti. Esatto. E quindi c'è questa roba. Guarda, neanche morti. Faremo una serata sulla quello che stavi dicendo tu, cioè parlando di dinamismo, parlando di il positivo e negativo, no? Certo. In realtà quello, cioè, è impossibile che non sia così. Cioè, è un principio, è un concetto che se impariamo a sentirlo, a percepirlo, ad accettarlo, accetti anche tante... la morte, leggi naturali, se ti stavo per dire, quindi, quello. Sì, e la morte non è altro che un cambiamento di stato, cioè un altro, come dire, atto dinamico in realtà. Non finisce, cioè sembra che finisce lì, ma ti trasformi, no? Ma l'energia sempre si trasforma, non si distrugge mai, ovviamente così. Queste grandi leggi della termodinamica sono confermate. Quindi sì, accettare questo dinamismo e che ti piaccia o no, perché lì non è questione che ti piaccia o no, è che è così, punto, cioè fatto così, non possiamo cambiare. Però accettandolo possiamo usare un po' più a nostro favore, che è un po' il concetto che secondo me dovremmo iniziare a applicare. Ma anche perché cambia un po' la prospettiva, cioè quando l'accetti. Certo. Cioè vedi in maniera diversa, no? Certo. In maniera diversa inizia a piacere di più, perché poi diventa un gioco che poi a me piace giocare. Quindi ricordo che da piccolina c'era un cartone animato che non ricordo di che cartone era, però che era questa ragazzina che mi sa faccia l'attrice, non ricordo come si chiama, e facevano un gioco di trovare sempre il lato positivo nelle cose nelle persone, dicevano, c'è sempre una persona, anche se sembra una persona negativissima, c'è sempre qualcosa di positivo dietro. Allora è un gioco che se tu impari a farlo, poi inizi a vedere le cose positive, cioè sforzati a vedere anche nelle cose più negative il lato positivo, cioè prendilo come sfida, no? A parte che è divertentissimo, perché comunque analizzi molto le cose, ci entri dentro e tutto. Poi dopo un po' ti diverti proprio, anche perché inizi a connettere con un'altra vibrazione. E siccome noi siamo come delle antenne, guarda, ci pensavo ieri che ascoltavo la radio, cioè, ma noi siamo proprio così. Cioè, nel senso, le frequenze, noi ci connettiamo alla frequenza su cui vibriamo noi. Non possiamo sentire, cioè, puoi avere 10 persone di fianco che stanno parlando tra di loro, tu ti sentirai la frequenza che va con te, magari le altre 5 non dicono delle cose interessantissime, ma non le senti, no? Perché in quel momento, in quel periodo della tua vita, tu sei connesso a un'altra frequenza. Ma questo lo pensavo ieri, perché tutti questi corsi di medianità che ci sono in giro, e
e pensavo, perché insegnare alla gente a parlare con i morti? Per parlare con i morti ti devi connettere a una frequenza molto bassa, comunque sia, con tutto rispetto per loro. Non serve adesso, torniamo indietro. Cioè dobbiamo elevare la nostra frequenza e una, una volta che tu sei a una frequenza più alta, con gli altri non riesco, non, come se non esistessero. Guardate, è scientifica questa cosa. Quindi anche trovare il positivo, poi non è, non vuol dire mi devo sforzare di sorridere tutto il tempo, anche quando sono arrabbiata nera, no, no, perché così non sei più autentico, quindi no, quel momento lì stai dentro, no? Vai a vedere cosa succede dentro di te, che non sono arrabbiata perché la mamma o il fidanzato ha fatto detto, no, qua dentro si è acceso qualcos'altro che è molto più profondo. Filino di Arianna, bisogna che ci porti lì, no. Quindi adesso siccome noi rifugiamo molto il dolore, ma perché la società è fatta così, no? C'è un mal di testa, mi prendo la pila, stamattina mi è venuto male dietro, niente, non c'è verso che io riesca a prendere qualcosa, perché per me in quel momento lì il mio corpo mi sta dicendo delle cose e io lo voglio ascoltare fino in fondo, anche se sto lì che non riesco a muovermi. È chiaro che se uno poi andare a lavorare e fare dei lavori di un certo tipo, magari te lo pigli anche, se stasera sono ancora male, forse lo prendevo, non stavo qua due ore in piedi. Però ho ascoltato, in realtà mi ha raccontato tante cose. No? Per quello stasera sono molto marcante su questa cosa di andiamo ad ascoltare i segnali, no? Che c'è da dentro, ci ascoltiamoci a noi. Smettiamo di ascoltare tutto questo casino che c'è fuori, perché fuori c'è una gran confusione, poi c'era sempre di più, in questo momento c'è confusione che i telegiornali, come diceva questo mio amico, non andare a casa a guardare la TV, tu guarda, io ho 12 anni che non ho la televisione, io non so neanche più cos'è. Infatti sono qua che lotto per non pagare il canone, insomma su Facebook tutti quanti lo sapranno, perché è un principio per me, non la guardo, proprio mi dà i nervi, quindi ci sto a dare dei soldi questi qua. Però, dicevo, mi sono tolta una bella fetta di roba che ti mettono dentro. Poi tanto le notizie mi arrivano lo stesso, perché per amor di Dio anche Facebook non sia un covo di notizie belle e brutte di tutti i tipi. Però dopo io lo spengo, è finita lì. Quindi, è iniziare a togliere tutto questo rumore di fondo e cercare di ascoltare più la nostra vocina, che purtroppo ascoltandola poco ci siamo anche scordati come che voce ha, no, qua dentro. Invece dobbiamo ritornare, cioè il vero maestro è quella vocina lì. Quindi dobbiamo ritornare ad ascoltarla, sapere cosa dice, come parla, che tono ha, e piano piano la frequenza aumentarla, no? Ricordo, mio maestro mi diceva sempre, perché a Città del Messico, una città un attimino pericolosa anche, io una ragazza da sola andavo, sono sempre andata in giro ovunque, in realtà non mi ha messo assolutamente nulla. Ma perché? Perché lui diceva, certo, tu cammini per strada, gente, cioè, la feccia non ti vede a te. Capito? Cioè, la tua frequenza, io non mi connettevo a quella frequenza lì, non c'era verso, per fortuna, dico, perché ho amici o amiche che ho conosciuto così, hanno avuto veramente delle esperienze bruttissime. Io ho vissuto 10 anni nelle spiagge deserte con i narcos che uscivano a portare quella torta. I famosi narcos e tartaruga, no? Per dire, ah, non è successo niente, dovuti fuori casa, no? Però io non mi connettevo con quella frequenza lì, evidentemente, quindi non mi vedevano, io li ho visti, però nel senso non c'era interazione, no? Si può se entriamo in questa accettazione delle cose e ci conosciamo un po' di più. In realtà oggi tutti quanti possiamo, è alla portata di tutti, non è niente di... Magari una volta solo gli asceti, no? Quelli che potevano fare certe scelte di vita anche, no? Oggi è alla portata di tutti, quindi
L'accettazione, questa benedetta accettazione, che alcune volte sconfina in poca dignità. Perché poca dignità? Perché quello è il confine, cioè perlomeno è un conflitto, magari il mio conflitto, tra un accettare, continuamente accettare, qual è il confine giusto? Dov'è che non si sconfina oppure si sconfina? E... alcune volte sembra che quasi accettare porta a uno sconfinare. Una propria dignità, perché non capisco quel limite lì, non lo riesco a vedere per me. Ok, intanto l'accettazione deve essere di te stessa, non dell'altro, perché mi sa che la domanda che tu mi fai è più... ma forse più una confusione, nel momento che io accetto qualcosa che inizialmente magari non mi piaceva, sembra quasi che annullo me, no? È quasi una... uno sconfinare per accettazione. Allora, se tu accetti qualcosa di fuori, di qualcun altro che non ti piaceva, potresti andare contro di te, sì. Certo. Però lì, come dicevo prima, Buddha diceva che la giusta via è quella del mezzo, no? Cosa vuol dire? Noi dobbiamo imparare a conoscerci e ad accettarci perché così io so fino a dove posso arrivare. Perché se vado oltre quel mio limite di accettazione, allora sì che vado contro di me. Okay, quindi cioè, se nasce un conflitto è andare oltre. Se nasce un conflitto interiore? Sì, cioè nel momento in cui uno sta accettando qualche cosa, ok, accetto il mio limite, nel momento in cui questo limite comincia ad avere un conflitto, cioè si sente che può andare oltre, forse quello allora è il confine per cui tu effettivamente quel tipo di situazione non è più giusta per te. Quella certo. È l'accettazione. Sì. Certo. L'accettazione non vuol dire resto dove sono e accetto tutto quello che succede e non mi muovo da qua, Non è statica. Perché man mano che poi cresciamo dentro, non cresciamo di età, abbiamo altri tipi di interazioni con l'esterno. L'interno, cioè, man mano che cresciamo è chiaro che io penso sempre i limiti sono fatti per essere superati, ma quando poi ci cocciamo contro perché a forza vogliamo una cosa che non si dà, allora è lì che ci serve l'accettazione, stai andando comunque contro di te perché sprechi energia in una cosa che tutto dice che non va per te. Ma io penso sia sempre un po' questo retaggio di noi donne, no? Certo, è una sottomissione. Che c'è sempre quel confine, un filo veramente sottile. Ma cioè amare se stessi è quello. Ma noi non possiamo amare noi stessi se non sappiamo un po' chi siamo e come, che energia abbiamo, come agiamo, cosa ci piace. Capito? Una volta che conosci quello sai cosa dire di no, cosa dire di sì, cosa ti va bene così, però... ci sono, allora, quando interagiamo con gli altri o con l'esterno, noi non possiamo andare a cambiarli. Sì, è quel discorso che faceva, esatto. Cioè si collega abbastanza, penso. Cioè dobbiamo accettare, questa è la realtà. Io come mi muovo a rispetto a questo? Posso dire sì, posso dire no, cioè anche quello, purtroppo anche sempre molto nel femminile c'è questo, ma anche nel maschile in realtà, perché comunque è una cosa sociale, è brutto dire di no. Sei egoista se pensi a te, no? Tutti questi retaggi. Quindi lì, allora accetto tutto perché, cioè entri in quel meccanismo lì, no? Perché così... sono nel buono, sono un bravo bambino, bravo. Posso dire una cosa? Secondo me la prossima veramente sta bene, non si pone più questi problemi del dire sono egoista, penso a me, perché se veramente stai bene e sei qui, cioè sei in armonia, tutto fila, no? Quindi non sì, però per stare bene come devi essere? Te stessa, ascoltarti, assolutamente. Sì. Te stesso. Invece sforzarsi. Se invece portiamo i retaggi sociali, familiari, religiosi, non siamo noi stessi in realtà. E immagino il suo dubbio, cioè diventa più faticoso, diventa andare contro se stessi. Certo.
È lì che non sai poi qual è il limite. Sì. Ti confonde. Che poi può succedere, no? Quanta gente che a una certa età e dice ma io non ho mai vissuto la mia vita, ho sempre vissuto quella degli altri o che volevano gli altri. E dopo lì per tornare a te non è impossibile per l'amor di Dio, però c'è tanta confusione, no? Come c'è all'inizio, chi sono? La persona più importante della tua vita sei te stesso. Ci devi passare tutta la vita, la persona più importante a cui devi voler bene al massimo, quindi qualunque altra cosa. A volte fare il cattivo bambino, però... Assolutamente. Sulla situazione volevo dire una cosa, perché anche per me è sempre un tema ricorrente, classico. E quindi posso girare adesso così ti guardano anche a vivo? No, 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 no. Dai, Daniela, guarda l'accettazione. Ho un problema che non è mai. Parlando di accettazione, anche cosa è successo? Non abbiamo detto niente. Dai, ascoltiamo. No, dicevo che tante volte a me questo discorso dell'accettazione per me è stato ed è vicino alla passività. L'ho collegato spesso dentro di me questo aspetto, per cui e mi è sempre sembrato che nei momenti in cui dicevo no, non accettavo, invece erano proprio i momenti migliori dentro di me, mi sentivo, adesso sì che mi sentono. E quindi la via che io ho posto, una strategia che sto provando a mettere in campo, è domandarmi sempre perché. In questo modo ho visto che mi tiene un po' al centro, cioè se ho una situazione che devo accettare perché non mi va, che sia esterna o che sia interna, alla fine sono tutte interne, però diciamo la provenienza mi sembra che sia esterna o interna, magari il fatto di chiedermi perché mi sta dando fastidio, che cosa sta, cioè quel modo lì mi consente di essere al centro e quindi dopo a quel punto decidere anche di accettare o no, ma se accetto so perché sto facendo e quindi accetto in modo diciamo attivo, non, insomma, mi sembra che quando lo faccio un po' mi aiuta. Sì, secondo me di passivo non c'è nulla, cioè di statico, quindi non è un'accettazione statica di tutto quello che viene, vai. Perché se no ci sia un po' di confusione tra accettazione e rassegnazione. Ma è normale. Certo, la rassegnazione è un'accettazione passiva. Sì. Che è quello che la Chiesa ci chiede, no? Un po'. Cioè ci viene da questo retaggio qua. Confondere il significato di una delle altre. Sì, infatti è proprio sottile, cioè almeno per me a volte è un po' sottile, è la cosa per cui sono caduta in tante cose, quindi ora più che mai la vedo sempre più gigante. Io posso dire una cosa, credo che si possa accettare, cioè perlomeno l'accettazione è aiutata dalla comprensione, cioè quando uno comprende il perché anche di certi comportamenti e quindi dopo riesci veramente ad accettare e a non porti diciamo in conflitto, no? Secondo me la prima dell'accettazione è la comprensione, però può aiutare molto, altrimenti diventa molto difficile accettare certe situazioni inaccettabili. Cosa ne pensi dei vaccini? No, qua fa taglio, perché una serata non vedete nelle cose di... Io sono a politica, a sistema. No, io chiuderei qua anche perché così chiudiamo questo contatto medianico nostro. Niente, la mia intenzione è, vabbè, adesso alcuni di voi sanno già che questa, insomma, una delle tecniche che io utilizzo nelle terapie, nelle sedute che faccio, appunto questa disattivazione delle memorie corporali, no? Che va appunto a lavorare a un livello di emotivo, ovviamente, nella parte emotiva da liberare, da riequilibrare, e sono comunque anche memorie karmiche, in un
un certo senso. Quindi tutti i lavori da adesso in poi che andranno comunque a lavorare su di voi, su memorie del passato, cose che ci trasciniamo, eccetera, eccetera, perché poi spesso la nostra mente è legata a delle emozioni che sono inconsce e che noi tratteniamo dentro per esperienze che magari non si ricordano neanche più, no, di aver vissuto. Quindi una volta che liberi questa parte qua, interiore, hai più libertà anche di ristrutturare il tuo modo di pensare, di vedere, di agire, eccetera, ti senti più te. Stessa cosa il conoscersi. Io adesso, vabbè, ho trovato l'astrologia, che è secondo me un ottimo strumento, come il Tzolk'in Maya, cioè tutti strumenti che ti portano a sapere un po' più che energia hai, chi sei, cosa viene a fare, eccetera, eccetera, quindi ti aiutano, no, a fare un attimo il punto della situazione, perché sennò siamo sempre molto dispersivi. Quindi tutte queste cose, non so, costellazioni familiari, che per me sono una cosa, sì, meravigliosa, veramente, sì, un grande dono. Poter avere tutti questi strumenti messi insieme danno veramente degli ottimi risultati. Quindi, nel senso, io quando vedo purtroppo persone, anche persone a me vicine, che stanno magari passando dei periodi difficili, però non come dire, non accedono a questi strumenti che oggi noi abbiamo tutti quanti. Cioè, se c'è un problema che veramente ci provoca tanta sofferenza, o comunque che non ce ne saltiamo fuori, chiediamo aiuto, cioè, ovviamente, no? Non c'è niente di male. Una volta che chiamava lo psicologo era, no, considerato un malato di mente, tremendo, quindi non si diceva a nessuno che uno andava. Adesso ormai, cioè, dico, ce l'hanno tutti, però bene o male tutti abbiamo fatto un salto, no, a capire un attimo com'era la situazione. Non c'è niente di male, perché come dicevo prima, cioè, a scuola purtroppo non ci danno questi strumenti, non ci insegnano a far crescere, a far maturare, no, il nostro corpo emotivo. E quindi diventiamo bimbi, cioè ci portiamo dietro l'infanzia e l'adolescenza per X tempo, no? Finché uno dice basta, insomma. Ci sono tanti strumenti, questo voglio dire, e secondo me usiamoli, sono lì per noi, voglio dire, no? Quindi io desidero continuare a fare queste riunioncine prossimamente, per fare un po' di chiacchiere e vedere come vanno le energie, tutte queste cose. Come dicevo prima, secondo me è molto importante ritornare, no, nel flusso e riconoscere che se questo mese c'è l'energia di mettere in ordine, è inutile che vogliamo andare a, no, a piantare le melanzane, no, forse lo facciamo nel prossimo. Quindi cercare, no, di riallinearci anche in questo senso qua. No, abbiamo degli spazi con delle energie particolari per fare una cosa piuttosto che un'altra. E vi dico, c'è un'energia molto più intelligente di noi in realtà. E tutto è passo dopo passo, cioè ci stanno preparando, e se riusciamo a rispettare i tempi, veramente è un grandissimo regalo. È un grandissimo regalo. Ci hanno fatto tagliare delle cose col passato, con tutta una serie di energie di taglio. Dopodiché ci fanno riordinare quello che c'è, no? Quindi va passo dopo passo, ovviamente sempre più, è come se le sfide sono sempre più intense, ovviamente, per cui ritornare ad allinearci con tutto questo è importante, no? Quindi, vabbè, chi mi segue in Facebook vede che io pubblico sempre un sacco di cose su oggi c'è qua, oggi c'è là, facciamo questo, insomma, che tipo di energie ci sono a disposizione, in modo che utilizzino le informazioni per comprenderci anche un po', no? Perché è chiaro che se sono 12 pianeti in leone, sapremo che l'energia è un pochino frizzante, no? Quindi cioè, ci sono stati dei momenti quest'estate che erano tutti sclerati, ci credo, c'è un'energia che poi chi non è consapevole ti fai prendere, quindi ti fai dominare poi quell'energia lì, non la usi più a tuo favore. Okay, non so, luna in Ariete, sappiamo che in questi due giorni, più le tempeste solari a manetta, ok, sappiamo che forse qualcuno gli scende la catena e potrebbe, no, avere uno sfogo di rabbia. Allora cerchiamo di comprendere anche queste cose qua. Questo un po' è il succo del discorso. Grazie.